Ci siamo! Buonasera a tutti! Direttina nel gruppo. Direttina nel gruppo. Stasera provo un qualcosa di molto economico. Vediamo che succede. Se è giusto consigliarvi o no sto prodotto, a mio parere. Qualche video l'ho visto, spassionato in giro, e non ci sono state tantissime problematiche. Ciao Damiano! Ciao Diletto, buonasera, ciao Sal, Lupo, ciao, ciao caro, buonasera a tutti ragazzuoli, buonasera, buonasera a tutti, Roberto Panuzzo, carissimo, ciao, Mattia, ciao, ciao Peppino, ciao Nicola, ciao Chef, sei un grande, ciao Miro, ciao Michele Labi, buonasera, 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 buonasera a tutti ragazzi. Allora, stasera proviamo. Ciao Alfiuccio, ciao Riccardo. Questo qua, il plasticone che ho comprato l'altro giorno quando ero al forum, che c'è stato l'evento che vi ho documentato. Allora, ragazzi, che dirvi? Io oggi ci ho dato un'occhiata a questo rasoio. Non vi nascondo che, quindi incominciamo seri, che se voi vedete qua. C'era questa puntina e questa puntina e questa puntina e questa puntina che erano un pochettino, diciamo, plasticosi. Ho provato a fare la finta passata e onestamente erano un pochettino taglienti, no taglientini, ma erano un po' spigolosi. Allora io non vi nascondo che sono andato a prendere una lamettina, la classica lamettina da unghia. E le ho ammorbidite un pochettino, ma sai, solo per levargli l'effetto taglio. Quindi, rasoio preso 3,39 euro. Amino, ce l'ho pure io la maglietta Catwood. Me la sono messa apposta per te, che ti ho visto oggi con la magliettina Catwood. Quindi, plasticone 3,39 euro, ragazzi. Questo qua è un classicissimo apripista per chi si avvicina al mondo della rasatura con due soldi. Allora. Si smonta in due pezzi, questo qua poi entra nella testina, a sua volta, bellissima a sua volta, e ci sta pure. La lametta viene messa qua. Un consiglio che ho visto sia negli altri gruppi e negli altri video fatti da altre persone, ma ci ho messo pure testa io, quando stringete, ragazzi, non stringete fortissimo perché è plastica con plastica, quindi sicuramente sgrana e si sminchia. Quindi andateci di, diciamo, stretta. Giusta, regolare. Lamette che vado a mettere questa sera a straverdi. Non voglio provare altre lamette perché onestamente questa diciamo che sulla mia faccia facciamo amicizia, questa lametta. Quindi non vorrei sminchiarmi perché non so la qualità del rasoio, onestamente. Quindi onde evitare. Cerco di andare ragazzi sul sicuro. Oh, guardate, ho trovato una straverde di quella là antica con la scritta Astraverde. Che ce l'ho buttate. Ciao Ale! Buonasera. Allora, vado ad armare il ragazzo. Quindi lametta va messa qua. Tac. Non cambia niente se la scritta la metti di sopra o di sotto, ma non lo so. Mi faccio il flash che con la scritta Astra è più bello. Vado a mettere testina di sopra e giro il sotto. Ci siamo? Quindi in maniera non dura, giusta. Allora, armato è così. Allora, guardandolo al di sopra, diciamo, se può fare per il prezzo. Sembra allineato. Prodottino che vado a provare stasera, ragazzi. Linea ProRaso, quella verde. La Space Wood, quella verde. Abbiamo provato l'altro giorno quella gialla, che sa di cuoio, di speziato, buonissima. Stasera proviamo quella verde. La vado a montare in ciotola. Tac. A fine sbarbata metteremo dedicato, quindi a loro, la colonia e il balsamo after. Visto che ho imparato che dopo la rasatura, ragazzi, ci va. Per forza la cremina perché il posto della rasatura l'indomani mattina è fotonico, come dico io. Allora, vado a mettere in ciotola
Casomai lo rimetto, ragazzi. Vediamo com'è. Pennello che uso stasera, visto che ho fatto quella prova, ho fatto una mini barbettina, in certi punti l'ho lasciata, perché non so se avete visto, ho provato Instagram, che si possono fare le dirette, consigliatomi da un ragazzino che è un genio per queste cose qua. Non vi nascondo che non è malvagio, però capisco pure che tutti non hanno Instagram, quindi da valutare, si valuterà. Proverò pure a fare la diretta su YouTube per vedere un pochettino e vado al montaggio. Tasso nero, praticamente nuova linea Zenith pennellificio Pandolfo, e vediamo come va sto saponino verde linea Spacewood Pro Raso. Ciao Fulco, ciao Dottò. Stasera direttina molto economica, perché non vi nascondo che sono stato un pochettino mazziato da persone del gruppo dicendomi però fai sempre le dirette con saponi che costano 30 euro 40 euro, fai come you, vedi che succede. Sì, lo devo fare, ci provo Fulvio. Ciao nipotino, ciao carissimo. Aspettate che lo voglio montare per come merita. La cosa che mi sta sbalordendo di questi ProRaso nuova linea che sto provando è che innanzitutto montano in maniera diversa di come ci aveva abituato il signor ProRaso. E hanno imparato praticamente quella è verde, cipresso e vetiver, bravissimo. Praticamente hanno imparato finalmente a caricare sia i saponi di profumo che la meccanicità è cambiata dal modello ProRaso, perché non aveva una schiuma così. Ciao Mario! Allora ragazzi, montato, guardate un po', mostruoso, monta alla grande. Aspettate un attimo che sistemo tutto. E andiamo all'insaponata. Allora ragazzi, il profumo è buonissimo. Non so se consigliarvi quella gialla, che a sua volta l'ho conosciuta grazie a Giuseppe Mastrilli, perché io l'avevo sottovalutata questa linea ProRaso gialla, perché il ProRaso onestamente non mi aveva fatto impazzire più di tanto, visto che è rimasto per tantissimi anni una linea molto ma molto base. Invece non vi nascondo che con questa linea che ha fatto, questi prodotti sono migliore della ProRaso, sono ProRaso questi prodotti qua, però a quanto ho capito è la linea che il ProRaso ha dedicato forse per noi che usiamo questi rasoi particolari, perché la meccanicità è diversa, montano, sono molto più cremosi, molto più protettivi. Io ti parlo per quella gialla provata, la differenza c'è, quindi sono migliorati tantissimo. La profumazione finalmente è cambiata dalla solita menta, e ora andiamo al montaggio in viso. È una linea più scorrevole, pensata per lo sciavetto. È perfetto, ho detto bene. Allora mi piace la profumazione, ragazzi, è tanta. Cioè, qua ci stiamo incominciando a abituare che la ProRaso ha cambiato completamente modalità di profumazione, si mette al pari passo con profumi di un certo tipo. Sto usando il tasso nero, visto che già molto superficialmente mi sono fatto... Domani vado al negozio a ritirare il rasoio, non vedo l'ora di utilizzare. Prova, vedi come ti trovi. Miro, tu l'hai preso il rasoio?
Pure a me, la Proraso Ross mi fa un effetto Viagra, sarò strano io. Allora, tu ci credi che io questa Proraso Rossa che voi decantate, io non l'ho mai provata. Io della Proraso Rossa ho provato solo ed esclusivamente il vasetto di crema pre-barba, che se non dico una fesseria mi sembra che aveva note di liquirizia, o sbaglio, no di liquirizia, di cannella forse. Quindi lo devo provare, Fulvio, perché me l'hai detto, l'ho sentito dire più volte. Onestamente, la crema quella rossa, pre-barba, non mi ha fatto impazzire come profumazione. Quella rossa monta a crema, sì, ma guardate qua, ragazzi. Ragazzi, io la crescita ce l'ho mostruosa, però ce l'ho mostruosa a spuntare il pelo. Poi se devo fare crescere barba, baffi, pizzetto, è proprio... Le prime punte mi crescono subito, poi a crescere il pelo, siccome ce l'ho riccio, non... sembra che non si vede mai. Quella rossa è al sandalo. Ma insomma, io ci sentivo tipo cannella. Mi ricordo cannella, un qualcosa del genere. È la stessa profumazione, ma è sandalo. Ah, ok. Io mi ricordo che nella crema quella rossa pre-barba mi sembra che c'era la cannella. Mi dava quella sensazione di cannella. Oh ragazzi, monta da fare paura. Mi sa che Proraso ha fatto il salto di qualità finalmente. Fatto il salto di qualità finalmente. Finalmente si stanno avvicinando, diciamo, ai desideri di chi si sbarba. Allora, ragazzi, la cannella tu te la sei fumata da piccolo. Ma non lo so, Fulvio, credimi, quella il pre-barba. Aspetta, pre-barba per capirci, non vorrei che non ci capiamo, no, ma ci capiamo. Io vi parlo di questa qua, quella rossa. Boh, ricordo che sapeva di cannella. Poi sbaglierò, ragazzi, per carità. Andiamo di plasticone a straverdi. Come vi ho detto, gli ho dato delle smussatine qua con la limettina perché erano un pochettino a punta. E vado. Grazie, Salvo. Un'insaponata. La provo con piacere. Credimi, la provo con piacere. Allora, ragazzi, la straverde la conosco. È la lametta che si è cucita al mio viso. Tanti di voi ho capito, ho sentito che non avete avuto grandissimi risultati con l'astraverde. Io con l'astraverde la mia faccia ci fa matrimonio. Il rasoio, non vi nascondo, per 2,99€ o 3,99€, non mi ricordo, ragazzi, è un perfetto apripista. Allora, sto facendo i primi centimetri di passate. Giustamente ricordo rasoi tipo Icon. Vi posso dire che per 3,99€ non è che quella là è merda e questa qua è cioccolata. O viceversa. Una cosa strana invece, che vi dico, parere mio personale, io che non sono tanto bravo con questi rasoi, non vi nascondo che quando c'ho un rasoio che ha un peso specifico suo, tipo gli Icon, che diciamo a livello di peso fa tutto da solo perché già col suo peso si mette in posizione e taglia,
Con questo qua, se non avessi avuto già la precedente mano presa da quando è che uso questi rasoi, mi metterei in difficoltà perché non, sembra che non sai mai quanto calcare. Però chi ha un po' di manualità, diciamo, con i rasoi vecchio stile, diciamo i primi centimetri sono e poi ragazzi la mano ce la pigli. Non è niente di che. È molto dolce. Io non vi nascondo che ho fatto. Ciao Marcuccio! Con quello che costa mi viene. Aspetta, che cosa scrivi Fulvio? Con quello che costa mi viene una bottiglia. Allora, Fulvietto, ciao cuginetto! No, per quello che costa, ragazzi, è un modo per avvicinarsi alla rasatura con le lamette. Ragazzi, secondo me è un'ottima apripista. L'ho sentito dire anche da persone che sono molto più avanti di me su questo genere di rasoi, sui rasoi di sicurezza. È un ottimo apripista. Non me l'aspettavo. Una cosa voglio dirvi. Ho letto in altri post che magari tra rasoio comprato e rasoio comprato c'è un po' di disilliniam... Comunque, la testina non è allineata per come esce la lama. Ci siamo? Invece vi posso dire che nella mia è molto allineata, quindi da prenderne un altro sicuramente. Non mi viene. Un pochettino di sgranature ci sono, ragazzi, però, eh? Già, tipo, la differenza. Stai trovando bene perché hai già una buona mano. Tu ti sei. Sì, buona manualità, però non ti nascondo che un pochettino già, vedi? Un po' di micro sgranature. No, sgranaturelle, però. Non lo so, vediamo. Vediamo a fine rasatura. Lo sai anche che cos'è, ragazzi, il problema? Diciamocelo chiaro. È che se ti abitui col mano libera, tutto il resto è noia. Anche se. Buonissimo, ve lo giuro, per quello che costa, se ci azzeccate la lametta quella giusta, vi fate una signora barba. Perché la sto facendo, ho finito di mangiare 40 minuti fa, 50 minuti fa, mi ero fatto una barba su Instagram con rasoio a mano libera, ma molto leggera, solo a scendere per fare una prova Instagram. E non vi nascondo che con una faccia riposata dalla notte, una buona crema da barba e la faccia con la barba di 2 giorni. Potete incominciare a capire come sono sti rasoi con la lametta, è un'ottima apripista secondo me. Quindi per il prezzo che costa si può fare. Non lo sento. In viso per niente aggressivo e questa è una cosa importante. No, no, Riccardo, invece usalo. Ti posso assicurare di usarlo invece. Credimi. È molto dolce. Vabbè, è normale, come ti chiami? Ale, è normale che è meglio, come si chiama, l'R89, è normale, ma stiamo parlando 3 euro, 3,89 euro, ti fai un'idea già di cosa sia una lametta in faccia, un monolama, ti fai un'idea. No, ragazzi, credetemi, non è così malvagio, no?
Io onestamente non vi nascondo che mi aspettavo di peggio. Ma aspettavo di peggio. Una cosa che mi sta strabiliando, ragazzi, è questo sapone. Allora, ha una buonissima protettività. Il profumo di vetiver, che io adoro, si sente benissimo, quindi super promosso. In ciotola si sta comportando benissimo. Faccio vedere qua. E la profumazione è molto persistente, ragazzi, molto molto persistente. Ovvio, no all'americana, però è persistente. Andiamo di altra e ultima passata. Mi faccio i perfilini. Ah, per i neofiti. Vabbè, per i neofiti pure io consiglio un R89, Alessandro, senza ombra di dubbio, però dobbiamo fare il flash sempre che ci sono persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo per capire un pochettino come funziona e magari le 27, le 30 euro, non mi ricordo quanto costa, non le vogliono investire. Allora, un rasoietto del genere, comprato al centro commerciale. No, il pizzetto no, il pizzetto a nipotino me lo faccio tagliare da Franco Alfonso, che dovevo andarci sabato, ma non sono riuscito a sbrigarmi in tempi ragionevoli e me lo faccio sistemare perché è indecente. Ammetto, ragazzi, che è indecente. Quindi lo sistemo alla meno peggio. Mi sistemo pure il basettao. Ragazzi, schiuma da fare paura, veramente. Cioè, guardate qua. Cioè, ne avrò messo un centimetro. L'avete visto quanto ne ho messo? Da mettere anche di meno, quindi. Quindi prodotto che veramente una vescica vi dura una vita. Vi dura una vita. Madonna. Mamma mia. No, ragazzi, monta, monta alla grande. Monta alla grande. Allora, aspettate un attimo. Mi piace. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao Giovanni, benvenuto. Ragazzi, sto rimanendo strabiliato dal taglio di questo rasoio. Che se io faccio la proporzione, un rasoio di 100 euro, un rasoio di 3,99 euro, io alla fine la barba me la sto facendo. La differenza c'è, il peso specifico, l'angolazione. Però pigliandoci la mano, un'idea te la puoi fare con 3 euro e va benissimo, ragazzi. Poi dice, sai, mi piace questo mondo. Allora vai di Icon, vai di rasoi americani, hai voglia di spaziare, di giocare, però già ti fai un'idea. Ma che vi devo dire? Una cosa che non vi nascondo
io che sono un pochettino più scarsetta a usarlo, bisogna prenderci la mano del peso che si deve dare al rasoio. Nel momento in cui ci pigli la mano e hai la faccia riposata, con 4 euro ti fai una barba mostruosa. Che vogliamo cominciare a fare di esempi allucinanti. Sì, ma non è allora, che agli inizi, quando si incomincia con un rasoio di qualsiasi genere, la pelle ha bisogno di abituarsi. Io non vi nascondo, quando ho incominciato col mano libera a farmi la barba seriamente, ragazzi, la mia pelle era devastata. Quindi non hai neanche l'impatto di cap se capisci, o perlomeno per capire se stai andando bene col mano libera. Ci sono tanti perché agli inizi. 4-5 barbe, si incomincia a assestare la faccia e incominci a capire realmente quello che succede sulla tua faccia. Io onestamente un po' di rasoietti di qua ora le ho provate, bene o male mi rendo conto della tipologia di taglio che hanno. Non vi nascondo, ragazzi, è molto dolce. L'unica cosa che è importante è, essendo che è molto leggero, devi dare un'impostazione di peso tua al taglio. Cosa che con l'icono tu non fai, perché già loro di peso specifico tagliano e non hai bisogno né di scervellarti, ma come ci vado così, ci vado così. Però che possono essere, ragazzi, 3 centimetri, 4 centimetri, poi ci pigli la mano. E non vi nascondo che taglia benissimo. Però sempre perché io conosco la straverde e diciamo, tra parentesi, è la mia lametta preferita, che la mia faccia digerisce benissimo. Mentre ho scoperto persone, ho conosciuto persone che io quando gli dico a straverdi, tipo, se non erro, anche Giuseppe Mestrilli, che se gli dico astraverde, quello mi sputa in faccia, mi dice: io ne ho un pacchetto da 100 messo da lato che non userò mai più. Ah, l'R, ok, sì. Ce l'ho da qualche parte, Miro. Posteggiato, sto rosio qua, ce l'ho posteggiato da qualche parte. Ragazzi, ma cioè, guardate un po', è devastante. Schiuma fantastica, protettività allucinante. Mi sciacquo la faccia, ragazzi. Allora, così vi dico le mie considerazioni. Come sapete, io finito qua il tutto, mi lavo il pizzetto perché ce l'ho grassoso. Arrivo. Allora, se lo lasci in albergo, non ho letto quello che state scrivendo. Allora, io da neofita, non so con chi state parlando, forse tu e Miro. Io ho l'R89, che è questo qua, che non ti nascondo, è stato il mio primo rasoio, che mi sono fatto un'idea. Dov'è? Non lo trovo. Cazzo è l'R89? Minchia, non trovo l'R89. Scomparso! Scomparso! Qua è.
Ragazzi, qua c'è l'R89. Non vi nascondo che ha per me, sul mio viso, con le astra verdi, un taglio veramente dolce. Questo mi ha fatto capire che, bene o male, io con i rasoi di sicurezza una barba me la potevo fare. Però una cosa ve la voglio dire, ragazzi. Io non ci ho giocato poco con questi rasoi. Però, a prescindere il rasoio che hai, credetemi, cioè un'esperienza personale mia, puoi avere anche il rasoio più tagliente e più aggressivo del mondo, ma tutto è azzeccarci la lametta. Azzeccarci la lametta, ragazzi. Io, come vi dico sempre, la mia lametta è l'astra verde. Se io metto l'astra verde sullo slant di uno, ci siamo? Che con tutto che qua è su qualsiasi rasoio, chiamiamolo orizzontale, io mi faccio una signora barba dolcissima. Io appena che metto l'astra verde qua, per gioco, un giorno che ero incazzato, ho detto vaffanculo, oggi mi falcio. Gli ho messo le feather, quelle gialle. Io con questa aggeggino qua, con i rasoi di sicurezza, mi sono fatta una delle barbe più belle della mia vita, ragazzi. Non sentivo neanche la lametta che tagliava. Ora, una lametta tagliente abbinata con un rasoio che ha un'angolazione di un certo livello, ragazzi, taglia che vi sfiora la pelle e ci passi una volta sola e sfrutti veramente il tagliente della lametta. Quando magari metti la lametta in un rasoio, magari chiamiamolo orizzontale, un closed comb, secondo me, ed è troppo tagliente, o perlomeno l'impostazione del taglio è diversa, è a rasoio, non è uno slant. Sulla mia pelle magari forse va troppo in profondità e mi irrita, ragazzi, a bestia, ma mi faccio del male veramente. Non riesco a capire. Mi sembrava che c'era qualcuno che voleva entrare. Quindi è tutto da capire. Io vi ripeto, ci ho giocato poco con le lamette, ho poca esperienza, però mi sono accorto che anche il rasoio più aggressivo, che lo conosci come lo squalo, come il rasoio più pauroso del mondo, nel momento in cui ci abbini la lametta giusta, ragazzi, viaggia alla grande. Aspetta un attimo, faccio per filetti. Ragazzi, ciao Almog! Io, ragazzi, con le feather, se mi faccio, metto una feather qua per farvi capire, sicuro al 100%, io sono convinto, ragazzi, che mi faccio del male seriamente. Metto la feather sul lo slant B1, io mi faccio la barba più. Infatti, ho detto che se io vado in viaggio, ragazzi, mi porto il B1 con le feather. Puoi perdere. Io non posso perdere. Ragazzi, ma lo sapete? Io nel mio piccolo, ragazzi, ciao Almog, quello che vi posso consigliare a mio modesto parere è che se avete un rasoio, non vi fate prendere dalla scimmia di comprare 4, 3, 2 rasoi di sicurezza. Giocatene con uno, ma giocate con le lamette, perché vi posso assicurare che anche se sulla carta è il rasoio di sicurezza più aggressivo di tutti e trovate la lametta giusta, vi fate una signora barba. Perché la lametta, ragazzi, per me è l'80% del rasoio.
Beh, poi per carità, ragazzi. Io mi inchino a chi ne sa più di me su questo mondo di rasoi. Però le mie prove le ho fatte ed è giusto che la mia esperienza ve la dico. Un consiglio spassionato, ragazzi. Non vi infognate a comprare rasoi di sicurezza a tutta forza, giocate con quelli che avete, comprate lamette. Abbiamo le fortune che la lametta più costosa costa 4 euro un pacco da 5 lamette, che sono le feder gialle, se non erro. Ma tutte le altre 80, 1,20 euro, 1,30 euro, 2 euro, quindi puoi giocare come vuoi. Ottima sbarbata con poco. Questo mondo è bello per questo, perché puoi farti una barba con qualsiasi cifra. Questo qua è quello che ho voluto dimostrare stasera io. Allora, per farvi capire, facciamo una cosa. Allora, guardate un po', 50 euro. Con 3,99 euro. Differenze. Allora, lui ha un peso specifico. Cosa sta a significare? Col peso che ha lui, tra testina che è bella massiccia e pesante, questo è un veteran, col suo manico bulldog da 90, già lui stesso, per come si mette in faccia, la sua inclinazione, già ve lo dice lui. Solo col suo peso e la lametta, ragazzi, scendete e lui vi fa la barba. Quindi non hai problemi di pressione, perché già questo fa tutto da solo. Questo qui, 3,99 euro, dice: mi voglio fare un flash, voglio incominciare a capire se le lamette mi piacciono, sto mondo, mi ci posso avvicinare. 3,99 euro, peso specifico, leggerissimo, una piuma. Quindi questo cosa ti comporta? Che partite con i primi centimetri e capisci un pochettino che pressione devi dare. Se non lo capisci a 1 centimetro, a 2 centimetri, a 3 centimetri, ma poi ti rendi conto che pressione devi dare, arrivi al punto, ragazzi, che ti fai un'ottima barba. Io stasera mi sono fatto una bellissima barba e calcolate che un'ora fa mi ero fatto una passata col mano libera. Quindi proprio stressato al massimo la pelle. L'ho fatta mezz'ora fa in diretta, ragazzi, l'ho fatta. E tutto questo te la fai con una vescica Pro Raso, che finalmente la Pro Raso ha cambiato quella solita menta e tutti gli altri stili. Ma la meccanicità di questo qua, scordatevi i vecchi Pro Raso, questa è tanta roba. Non vi nascondo, questa qua, il vetiver, è buona. La mia preferita è quella gialla che mi ha fatto conoscere Peppino. Ma la profumazione di questa qua al vetiver non vi nascondo che è molto, ma molto, ma molto buona. Ora vi vado a mettere il Virsol, che forse questa sera è la prima volta che io metto il Virsol quando mi sgrano, perché il Virsol andrebbe messo proprio in questi casi particolari. Col mano libero, lo sapete, sono sempre liscio a culo di bambino. Stasera qualche puntino di sangue me lo sono fatto di sgranatura, ma me l'ho fatto la barba 40 minuti fa. Quindi me lo gusto. Stasera mi gusto il bruciore del misto. Ah, si sente? Ah, si sente, ragazzi. È come se si sente il misto. Ora sì che sente il misto, ragazzi. Era un bel po' che facevo lo sborone, che il misto non faceva niente. Facciamo un plasticone del gruppo. Ma si può fare, ragazzi, con 3,90 euro? Guarda, mi piacerebbe che ognuno di voi comprasse un rasoio di 3,99 euro. Perché dico sempre, ragazzi, è un motto della vita mia: le chiacchiere stanno a zero. È inutile fare chiacchiere. Qua. Qua. Io penso, li ho provati, so di che cosa parlo. 3,99 euro. Mi sono fatto una signora barba. Ho dovuto capire per i primi 5 minuti, 3 minuti, che pressione dare al rasoio. Ci siamo? L'angolazione. E stasera, come vi ho detto, l'ho dovuto limare un pochettino qua negli angoli, perché era un pochettino appuntito. Ma fesserie. Mi sono fatto una signora barba e ho speso 3,99 euro di rasoio. Un pacchetto di Astraverdi, io penso che costi 1 euro. Una vescica di Proraso Verde, io non lo so quanto costa, non mi ricordo. 10 euro, 15 euro, non mi ricordo. E ti fai una barba. Ti fai una barba seria. E già ti dimentichi sta merda qua. Che io la tengo sempre qua. Perché deve essere sempre presente. Che ti devi ricordare da dove vieni. Che io con quello, ragazzi,
la barba ogni 3-4 giorni, bollicine e peli ingarnati sotto il collo a bestia. Ed ero convinto ogni volta che uscivo dal supermercato che mi ero comprato un mostro, le lamette, 4 lamette o 3 lamette, mi pare che costavano 16 euro. Minchia, pure vibra, ragazzi. Non so se si sente. Cioè, a che cazzo serve la vibrazione? Non lo so. Ora andiamo di sventuliamento, che è importante, e poi andiamo di colonia, che continuiamo con la sua linea verde. È ricaduto. L'importante è che non ti sei fatto male, Marcuccio. Infatti, se non fosse stato per il plasticone, io ormai mi sbarbavo con il bilavo e il gillette. Allora, il plasticone, ragazzi, è un ottimo rasoio per incominciare. Vi ripeto sempre, ho avuto pure i rasoi, no, ho avuto, i rasoi quelli buoni, ma se non ci azzecchi la lametta giusta, ti fai del male. Io le ho provati. Ma che sono sti rumori? È la vibrazione del rasoio e il gillette. Tutto sta a giocare con le lame. Quindi, ragazzi, un consiglio che posso darvi, con i rasoi di sicurezza che avete, proprio mi prendo la responsabilità di dirvi, prima di comprare altri rasoi più dolci, più aggressivi, ragazzi, andate a giocare con le lamette. Andate sugli store online, se siete a Palermo andate da Michele. Ce n'è, ragazzi, quanto cazzo ne volete voi? Giocate con le lamette. Vi posso assicurare che un rasoio, cambiando la lametta, cambia completamente proprio il rasoio. Da così a così, diventa un'altra persona. Quindi prima giocate con le lamette e poi nel caso andate a cambiare il rasoio. Esperienza personale. Allora, colonia, il continuo della crema. Ormai il Mirsol è scomparso. Minchia, pompa, ragazzi, giuro. È come se bomba. Mamma mia. Ci do una passatina di pettine al pizzetto mentre che sono con voi. Mi sembra di aver sentito già questo concetto, però non so giustamente con chi stai parlando. Finita la diretta, mi vado a leggere poi i vostri commenti, ragazzi, perché non riesco a seguirvi più di tanto. Allora, ora vado di dopobarba. Perché vado di dopobarba? Uno, perché c'è nella linea, c'ho tutta la linea completa. È una cosa che vi ho detto l'altra volta, nel frattempo mi posti da soli, perché poi, come vi dico sempre, sono da solo, senza di voi, e io mi secco a posare tutto. Per situazioni di rasoio molto aggressivo in faccia, ma non che mi abbia irritato, però mi ha dato una sensazione vitrea in faccia, ho dovuto mettere la crema. E mi sono accorto che l'indomani mattina, ragazzi, avevo un posto rasatura di quello allucinante. Quindi ora ogni sera io finisco di farmi la barba, metto l'after. 10 minuti prima che vado a letto mi metto la pomata in faccia. Una crema, ho provato quella della Cella, che è questa qua, che è al burro di karité. Ci siamo? Ho provato il miele del Ciniello l'altra sera, buono pure. Ho provato la crema che mi ha mandato, quella per il viso, quella è ancora più buona, ma quella proprio è una crema specifica per il viso e c'è l'inferno là dentro. Aloe, acido ialuronico, diciamo è molto più particolare, però mi ha lasciato la pelle un po' untuosa per i primi 10 minuti, mentre questi qua si assorbono subito. Questo parere personale, ma tutte uno più buono dell'altra, ragazzi, uno più buono dell'altro. Stasera provo questa qua e poi dovrò provare l'Aghitaia, che non vi nascondo che è una crema specifica proprio post rasatura, quindi da provare. Vado di proraso, balsam after,
continuazione della profumazione. Allora ragazzi, questa linea verde al vetiver è buona, mi piace, è molto persistente. La meccanicità della schiuma, ragazzi, è niente, proraso veramente, mi sta stupendo sempre di più. Non me l'aspettavo. Non sapevo, ragazzi, non ci sarei mai arrivato, sarei andato su altri prodotti. Invece questa linea verde e la linea gialla è da provare. Ma se io, ragazzi, devo scegliere come profumazione, quindi magari chi ha comprato già prodotti, tra parentesi, per colpa mia, linea gialla tutta la vita, ragazzi. Questa è buona, ma la linea gialla, ragazzi, è tanta roba. La linea gialla è tanta roba. È veramente buona. Proprio ti fa piacere mettertela in faccia. E oltretutto, se tu usi sia la colonia che il balsamo, come questo qua, che ora vi faccio vedere, ha una profumazione molto persistente che vi dura, non vi dico tutta la giornata, ma dura, ragazzi. Qua, ancora. Ragazzi, c'è. Come dico, il ragazzo c'è. Tanta roba. Una vescica di questa, ragazzi, vi dura una vita e vi fate una barba con due soldi. Senza flash, il sapone di 50 euro, di 100 euro. Ovvio che se vai in un prodotto, come abbiamo recensito, più costoso, la differenza c'è su certi prodotti. Su certi prodotti non è proporzionale il prezzo, ma come in tutte le cose, sta all'acquirente dire sì, mi piace, me lo compro oppure no. Ma ci sta. Ovviamente ognuno provando i prodotti ti fai un'idea dei tuoi prodotti che ti piacciono e poi giustamente ti fai, vuoi non vuoi, diventa automatico, farti la tua classifica dei prodotti che piacciono, è normalissimo. Asciugo il pennellazzo. Sono veramente contento di questa linea ProRaso, ragazzi, veramente. Ma mi ha sconvolto. Mi ha sconvolto come meccanicità, come schiumosità, come protettività in faccia soprattutto. Pensate a questa schiuma da barba con un rasoio di quello 100%. Di mattina, appena svegli, senza aver cenato 20 minuti fa, con la faccia riposata, con la barba in crescita da 2 giorni. Ragazzi, ti fai una signora barba. Con una crema da barba che io penso, l'avete visto, non ho messo un centimetro. Cioè, per consumare questa vescichetta qua, io penso che fate 80 anni praticamente. Ora vi ripeto, non mi ricordo quanto costa, vi direi una bugia, però vi posso assicurare che è un prezzo accessibilissimo, non costa 30 euro, questo ve lo posso assicurare, ma completamente. Anzi, pennellino che adoro, ci fa quello, adoro, perché è molto ma molto morbido, ma nello stesso tempo, fra tutti i tassi e il silver tip, questo tasso nero, questa nuova linea di Pandolfo, onestamente ragazzi, è un buon compromesso. Guardate un po', io ho voluto esagerare al solito mio, perché potevo anche metterlo su un manico, diciamo d'alluminio o di plastica, per renderlo più economico, però mi è piaciuto a me il multicolor, che questo qua, diciamo, è uno dei manici più costosi, perché mi spiegano praticamente che dietro ci sta un bel lavoro per crearlo. Però ragazzi, secondo me quel contrasto tra nero, e il colorato ci sta veramente bene. Dopo ogni asciugata si apre il funghetto sempre di più, la profumazione c'è, è un bel carciofone, ragazzi, un bel, però non vi nascondo. Allora, l'avete visto stasera, ho fatto la barba su Instagram, no? Già avevo la faccia un pochettino, non stressata, ma avevo un po' strasatura. Il maiale, questo qua, per la sua morbidezza, è la perfezione che c'è stata, che proprio mi è servita questa sera, che già avevo fatto la barba 20 minuti fa, e mi ha dato bello quel sollievo. Ma non vi nascondo che quando ho la barba di 2 giorni, ragazzi, lo so, e che ci posso fare?
Io adoro il maiale, ragazzi. Non ci posso fare niente. Boh. Questo è morbido pure. Questo è più morbido. Vi faccio. Bene, questo qua si schiaccia di più, questo qua, perché è il silver tip. Comparativa alla Bruno, che mi è piaciuta quella comparativa. Ha fatto un bel video, Bruno. Mi è piaciuto. Molto tecnico. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto veramente. L'hai fatto veramente bene. Guardate qua. Il tasso, invece, ha un pochettino più backbone del tasso nero. Ci siamo? Mi è piaciuta la comparativa che ha fatto. Bravo Brunetto, mi sei piaciuto. Io però, ragazzi, vi dirò tutto quello che volete. Lo vedete questo qua? Questo qua è il maialazzo. Il top di gamma dei maiali. Il pennello più economico che esiste. Ragazzi, per me è il miglior pennello. Perché mi dà quella sensazione veramente di goduria quando ho la barba cresciuta da 2 giorni, che me lo sento bello raspare in faccia e mi sento come se il prodotto facesse più penetrazione sulla pelle. Lo so che è una minchiata, ma è un fatto personale. Vi ripeto, ce l'ho tutti i rasoi, i pennelli. Quell'effetto, diciamo, straccio in faccia non mi dà quella soddisfazione che mi dà il maiale. L'aneddoto ve l'ho detto, quando presi i pennelli da Pandolfo, questo qua me lo mangiò la signora Pandolfo. Onestamente, dopo i pennelli che avevo preso, ci sono rimasto un po' male. Signora, testa qua, minchia. Minchia, mi regala il pennello del maiale. E lei mi disse, da buona professionista, provalo e poi mi dici. Se voi la guardate, ragazzi, non è che vi stimola tantissima fiducia o vedete grande professionalità in questo pennello. Eppure, ragazzi, vi posso dire che questo maiale qua, che mi ha spiegato, queste setole del maiale, sono le migliori che ci sono in commercio, perché del maiale sono quelle che sono qua sopra e sono le migliori di tutte. Ha un effetto scrub, bravo Salvatore, che è tra il morbido e il godurioso, perché se io faccio la differenza con il maiale del supermercato ProRaso, l'Omega, sono due mondi a parte. E tornando al discorso, anche se sono maiale e maiale, questo vince 1000 volte con questo. Modesto parere, maiale tutta la vita. Poi vi ripeto, ognuno fa quel che vuole. Se andiamo sul sintetico, ragazzi, perché c'è un sintetico che può battere il Silver Tip della Yaki? Qualità prezzo? Ragazzi, impossibili, incredibili. Questi qua sono i cinesazzi. Che hanno vinto, ragazzi, hanno vinto. Quando ti insaponi con questo qua, godi, potevo farla stasera anche con questo qua, perché è quello che cercavo stasera io, la morbidezza in faccia. Ma il suo backbone ce l'ha questo qua. È un buon compromesso di sintetico. Se vado con questo qua, Bubber Paul da 30, ci vado a montare l'impossibile. E dico l'impossibile, che questo qua, ragazzi, monta pure il cemento. Praticamente, appena che te lo schiacci in faccia, ti piglia il mondo. È molto godurioso. Però diciamo che con questo qua si prende per scimmia questo qua, non si piglia proprio per utilizzo di quello là, effetto, come si dice, tutti i giorni. Allora, ragazzuoli, diciamo, io quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. La barbetta, il tuxedo della Yaki è tanta roba. Sì, Yaki, ragazzi, sono cose molto, ma molto personali, credetemi. Io sento persone, conosco persone che se gli levi il tasso o il silver tip, minchia, gli levi il mondo. Per carità, ognuno col suo modo di sbarbarsi, con la propria faccia. Vi ripeto sempre il discorso, tornando a prima: ci sono persone che odiano le astra verdi. Io, se sui rasoi Closed Comb mi levi le astra verdi, io barba non me ne posso fare. E ragazzi, le lamette ce l'ho tutte qua a catasta. Guardate qua, ce l'ho a catasta. Ce l'ho tutte, ci fa quello lì. Le ho provate. Le Bolzano, le Gillette, le Persona, le Astra Blu, le Timor. Provate, non vanno bene. Aggressive per la mia faccia, mi uccidono. Provate. Ciao Roberto. Ciao carissimo. Provate. Per un intendo, c'è di meglio. Sono state buone, però so che ci sono le astraverdi, dico. Provate.
Taglientissime, ragazzi. Taglientissime, veramente. Queste qua, una cosa, una chicca, dovrei provarle sullo Slant B1. Vedi, tu non digerisci le Astra. Provate, devastanti sulla mia faccia, ragazzi. Se li metto su un R89 o sull'Icon, quello là, Closed e Open, ragazzi, mi sminchio seriamente. Li metto sull'Icon B1, la barba più bella della mia vita. Sono chiuse, le devo provare, non saprei. Le ho provate, taglienti, ma non mi hanno fatto gridare al miracolo e penso sempre alle Astra Verdi. Quindi, quando io ho provato tutte queste varie lamette, sono arrivato alla conclusione che sul mio viso, il rasoio che ho preso non mi soddisfa. Possiamo provarci a farci un altro tagliente, Robè. Ma più di questo non si può fare. Io con queste lamette, ragazzi, ci vado a nozze. Ci vado a nozze. Se le metto sullo Slant B1, mi tagliano. Ma non ho quella goduria che mi dà la Feder, che sembra, allora, per farvi capire, Slant B1 e le Feder quelle gialle, io ho la sensazione come se mi faccio un'insaponata e poi col dito mi levo la schiuma. Ci siamo? Allucinante, ragazzi, non capisci se taglia o non taglia. Poi, essendo che lui è bello largo, i peli te li butta di fuori e quindi non si ottura mai e viaggia a 2000, ragazzi. Parere personale. Ti vengo a trovare, Roberto, e vediamo come sistemare, come ti posso venire incontro e aiutarti. Che stavo dicendo? Ho visto persone nel mercatino che l'hanno venduto, comprato e venduto, non si sono trovate. Io onestamente questo rasoio qua, ma proprio questo, ragazzi, che sconoscevo, perché sono partito col 37C che mi ha consigliato Nicola La Russo, che non so dov'è, se è. Non so dov'è il 37C. Dovesse da qualche parte, ma non so dov'è. 37C, 37C. Qua c'è il 37C. Che praticamente mi consigliò ai tempi Nicola dicendomi: incomincia a farti sta barba con lo slant. Non vi nascondo che sconoscevo questo mondo della lama storta, mi si aprì un mondo. Però non avevo tanta cultura di lamette, non mi ricordo con quale lametto l'ho provato, forse sulle Astra Verdi. Mi sono fatto una buona barba. Però non mi ha fatto gridare al miracolo, perché se voi guardate lo slant della Solingen non è pronunciato come lo slant dell'Icon. Quindi diciamo questo effetto taglio a baionetta, a falce, non è che la senti più di tanto. Sì, goduriosa, ma niente di che. Quando ho messo la lametta qua, questo coso taglia veramente. Che ragazzi. Qua veramente mi si è aperto un mondo. Ho visto proprio la differenza di che vuol dire uno slant. Quindi, parere, ve lo torno a dire, ragazzi, per un fatto di dispendio di soldi. Prima di comprare rasoi di sicurezza, se vi viene la scimmia, giocate con le lamette. Tanto le lamette, ragazzi, non costano niente. Giocateci, provate le lamette il più possibile. Secondo me, rivalutate un rasoio magari messo di lato cambiando solo la lametta, credetemi. 100%, su di me ha funzionato. Allora, facciamo il punto della situazione, ragazzi, così mi vado a vedere le Iene, forse alla fine. Allora, stasera abbiamo usato Proraso Verde, Cipresso e Vetiver. Meccanicità, ragazzi, da fuori di testa. Qualità prezzo, tutta. Ora non mi ricordo il prezzo, ragazzi, però non costa in maniera esorbitante. Costa vescica, io ho calcolato che ci fate 1.357.351.330 barbe, quindi va. Profumazione buona, se vi piace il cipresso, ovvio che non è il cipresso del Cinello, eh? Cioè, per capirci, però è un buon cipresso. C'è il vetiver che è buono, non è il vetiver fine, non è il vetiver Pierre Lucien, ma è buono, buono, va benissimo con l'accoppiata di tutta la sua linea, finita quindi la sbarbata, ho messo la sua colonia delicata e ho messo il balsamo after. Io non mi nascondo che mi sono fatto un'ottima barba con un'ottima produttività, sempre tanta soggettività. Però
Ma è un 50-50 tra il rasoio e la metta. Allora, Salvatore, io ti ripeto, non voglio. Ciao De Fazio, grazie dell'abbraccio. Ciao, grazie, grande. Io non vi nascondo che per me non è 50-50. Io mi voglio sbilanciare dicendo, non ti dico un 80-20, ma un 70-30. Sì, la lametta per me è 70 sul rasoio, perché io, cambiando la lametta, ho rivalutato un rasoio che per me era impossibile usare, perché ho detto, minchia, ma sto coso ti sminchia veramente. Il punto di lasciugazione l'abbiamo fatta, finita la barba, ho messo, ragazzi, il mirso, al solito, perché voi lo sapete, io senza mirso non posso fare niente. Promosso, mi è piaciuto il proraso, ottimo. Mi è piaciuto il plasticone, ragazzi. Sconoscevo il plasticone usato, è dolcissimo, 3,99 euro. Per farvi capire che cos'è il mondo alla metta, ragazzi, è tanta roba, senza spendere cifre assurde. Se avete, diciamo, un impatto non godurioso con questo rasoio e ancora non siete pronti a spendere qualcosina, giocate con le lamette, partite da una extraverte, mettete poi dopo una persona. Sì, la pensiamo allo stesso modo, meno male. E secondo me, con questo rasoio, azzeccando la lametta, riuscite già a farvi una barba molto soddisfacente. E vi posso assicurare che a 4-5 barbe con un buon prodotto, anche un ProRaso che va benissimo, se avete problemi di irritazione sotto il collo, pian pianino se ne vanno, perché già qua siete un passo avanti. Già qua siete un passo avanti. Con questo qua, ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona serata. Se il signor Michele Lapi vai a Palermo, fammelo sapere che ci vediamo. Ci pigliamo un caffè, ci facciamo un pranzettino. E niente, ragazzoli, grazie. Grazie della compagnia, sempre gentili, anche di domenica, e chiedere tanto. Ma vuol dire che c'è l'affetto e c'è la complicità di stare assieme. Sta cosa l'apprezzo molto. Io vi ringrazio, la buona serata, buone sbarbate a tu. Le Astra Blu le ho provate. Allora, non ti nascondo che se mi bendano, non so dirti qual è l'astra verde o l'astra blu, ma siamo a quei livelli lì. Siamo a quei livelli lì dell'astra, diciamo la mia lametta preferita in faccia, nella mia faccia. Se pigli Giuseppe Mestrilli, Mastrilli, e gli dai l'astra verdi, mi taglia la faccia, perché io so che un pacco la 100 l'ha messo di lato perché non riesce. La magliettina me la sono messa per il mio fratellino Amino, che oggi l'aveva pure della Cattowood, essendo svapatore. Ciao Christian, buonanotte ragazzi, domani si va a lavorare, vi saluto, la buona serata, buona domenica a tutti, ciao Sal, ci sentiamo domani all'attacco. Le lamette Bic sono buone per fare i raschietti, per levare gli adesivi dai vetri, secondo me. Io vi saluto a tutti ragazzi, la buona serata e ci vediamo presto, mi raccomando, fate i bravi.